bella serata questa prima domenica di novembre 1-11-20-17-03 sul timer. Parliamo di Serie A, la gara di Serie B del primo pomeriggio e tennis con il torneo ATP di Vienna 2020. Il nostro Lorenzo Sonego. Parliamo quindi di Serie A, a parte come già detto nell'altro video, Udinese Milan 1-2, ore 15 Spezia, Juventus 1-4, Torino Lazio, una partita con tantissime emozioni, rocambolesca vittoria della Lazio nel finale per 4-3. E andiamo a dare uno sguardo alla classifica, che al momento dice Milan in testa 16, Juve e Atalanta 12, Napoli a 11, Sassuolo 11, Inter 11, Lazio 10, Sampdoria 9, Verona, Roma 8, Fiorentina, Cagliari 7, Benevento, Bologna 6, Parma, Spezia 5, Genova 4, Udinese a 3. Dall'Udinese parte la zona retrocessione, Torino rimane a 1 e questa è la quarta sconfitta in 5 partite, anche il Crotone a quota 1. Passiamo alla Serie B, in conclusione, gli ultimi scampoli di partite che si dovevano giocare tra Venezia ed Empoli 2-0 Venezia, Regina Spal 0-1, alle 21 Frosinone Cremonese. Veniamo alla classifica di Serie B: Empoli e Chievo a 13, Salernitana 11, Cittadella, Venezia, Frosinone 10, Spal 9, Regina, Pordenone 7, Monza 6, Collecce 6, poi Brescia, Cosenza 5, Reggiana, Entella, Playout, Ascoli, Pisa 4, retrocessione diretta, Vicenza, Cremonese 3, Pescara 1. Poi chiudiamo con il tennis, il nostro caro Lorenzo Sonego purtroppo non ha potuto niente contro Rublev, il numero ATP numero 8. Sonego è 42, ma da domani credo sarà poco più che trentesimo, credo 32, 32esimo, 35esimo. 2-7-0 per Ruble, 6-4-6-4. Io vi ringrazio. Nel caso di un altro video, ci vediamo eccezionalmente. Ciao, alla prossima. Ciao.